Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Siamo già a oltre la metà del 2020 e tuttora l'unico drone che sembra prendere forma come alternativa al DJI Mavic Mini è il mini drone 4.0, questo piccolo drone che ha iniziato a prendere vita quasi 2 anni fa, perché prodotto da una startup che ha fatto una campagna su Indiegogo e ha accumulato anche una cifra importante, come state vedendo, e attualmente il drone sembra arrivato perlomeno alla produzione. E ovviamente per una startup così piccola il Covid in Cina ha creato davvero dei danni notevoli dal punto di vista dei tempi, perché appunto sono piccole startup e già fanno fatica comunque ad avere dei tempi veloci, appunto anche per gestire i prezzi e le quantità che devono fare, e il Covid non ha sicuramente aiutato. Ovviamente DJI questi problemi non li ha, perché anche con il Covid è riuscita a lanciare il suo Mavic Air 2 nei tempi prefissati, quindi ad aprile l'ha voluto lanciare e l'ha lanciato, mentre purtroppo le piccole startup con il Covid hanno avuto dei rallentamenti sicuramente notevoli. Però finalmente questo mini drone 4.0 sembra arrivato alla produzione. Infatti qua vedete la scatola completamente finita, quindi la scatola completa, vedete, con il manuale di istruzioni, proprio tutto assemblato in maniera perfetta, e la confezione sembra molto carina, quindi sembra che ci stiamo avviando verso una produzione, diciamo, di massa per chi lo ha acquistato. Probabilmente senza Covid si sarebbe un pochino anticipato, probabilmente di 2 o 3 mesi, mentre così probabilmente si arriverà verso la fine del 2020. Però piuttosto di niente ci accontentiamo, magari arriva anche un po' prima, perché comunque l'avvio della produzione, come vedete, è iniziato, però staremo a vedere. Ovviamente non è un diretto rivale del Mavic Mini, o meglio è un diretto rivale dal punto di vista delle caratteristiche del peso, perché pesa meno di 250 grammi, però come ormai tutti sapete è un drone con caratteristiche meno importanti rispetto al Mavic Mini, però è ancora l'unico drone che sta prendendo forma con un gimbal meccanico, quindi questo che lo rende un po' un competitor del Mavic Mini, perché di droni sotto i 250 grammi ce ne sono tanti, che registrano anche in 4K, che costano 100 euro, tutti questi droni che però ovviamente vanno bene per imparare a pilotare un drone, per divertirsi, ma non per fare riprese video, perché il 4K è 4K, quello che è, non stabilizzato, quindi video praticamente inutili, da mal di mare, e quindi per avere un drone che faccia riprese video sotto i 250 grammi c'è solo il Mavic Mini attualmente. Mentre questo micro drone 4.0 avrà appunto questo gimbal meccanico, che appunto lo rende un competitor del Mavic Mini, anche se poi le altre caratteristiche sono inferiori al Mavic Mini, però anche il prezzo, perché comunque questo micro drone costerà meno di 200 euro, quindi la metà di un Mavic Mini. Dopo uno può valutare e dire: no, preferisco Mavic Mini e spenderne 400, no, preferisco il micro drone e ne spendo 200, perché comunque è un drone che mi basta, mi fa divertire, registra in Full HD, non è in 4K, non è in 2,7K, è in Full HD, ma meglio un Full HD stabilizzato con un gimbal meccanico che un 4K non stabilizzato e inutilizzabile. Quindi meglio un Full HD a 1080 con un gimbal. Però c'è una cosa che questo micro drone 4.0 avrà che il Mavic Mini attualmente non ha, che è l'Active Track, quindi una cosa interessante, però poi allo stesso tempo ha delle mancanze secondo me importanti, tipo il GPS non ce l'ha, anche se ha il return to home, e poi ha i motori brushed e non brushless, quindi anche questa scelta non l'ho ben capita, e forse la scelta che ho capito meno di questo drone, diciamo, decidere di mettere su un drone nel 2020 comunque di un prezzo discreto, non è un drone da 50 euro, dei motori ancora brushed, quindi non so come mai questa scelta, però staremo a vedere quando sarà nelle nostre mani, e allora a quel punto lo potremo criticare o meno fino in fondo. Però ragazzi, questo video l'ho fatto perché abbiamo passato la metà del 2020 e tuttora non c'è un rivale concreto con il Mavic Mini. Ripeto, tanti droni sotto i 250 grammi ma non adatti per fare foto e video, e siamo ancora qua a aspettare l'unico che sta prendendo piano piano forma, perché ci sta mettendo davvero tanto, però purtroppo è una piccola startup, però lo si sta veramente vedendo prendere forma, quindi è un prodotto che in teoria dovrebbe arrivare sul mercato nel giro di qualche mese.
Quindi speriamo di averlo fra qualche mese fra le mani e speriamo che finalmente qualche altro produttore si decida a produrre un drone sotto i 250 grammi. Quindi ragazzi, se questo video in cui vi ho portato queste ultime immagini riguardanti appunto la confezione finita delle micro drone 4.0 vi è piaciuto, lasciate un grosso pollice su, seguitemi su Instagram, iscrivetevi al canale Telegram Offerte se non l'avete ancora fatto e se vi va, ovviamente ragazzi iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial, una novità. Ciao!